Dopo quasi 24 ore di ricerche ininterrotte, è stato ritrovato da un residente della zona il corpo senza vita del fungaiolo di 93 anni che ieri mattina si era disperso nei boschi della Val d'Aveto. Si tratta di Pier Giovanni Montruccoli, ancora da definire le cause della morte. Oggi a Raineri Marcora studenti, insegnanti e amici ricorderanno Simran, la ragazza morta dopo essere stata investita da un autobus nel piazzale della scuola. La famiglia chiede chiarezza sulla drammatica dinamica dell'incidente. Fa discutere un cantiere privato in via Giordani all'angolo con Stradone Farnese. L'impalcatura occupa totalmente il marciapiede e gli alunni della vicina scuola, insieme ai loro genitori, sono costretti a camminare in mezzo alla strada per alcuni metri. Con il 34% di alunni di origine non italiana, Piacenza si colloca al primo posto in regione come percentuale di studenti stranieri. Addirittura al secondo circolo Alberoni sono 50 i paesi rappresentati sui banchi. Con la parola d'ordine ogni disciplina è benvenuta, torna martedì alle 21 su Telelibertà, Zona Sport, in primo piano questa sera il tennis Borgo Trebbia, la Sigeco Basket Piacenza e il Rugby Lions. Tutte le altre notizie sono disponibili in tempo reale sul nostro sito liberta.it. We'll be right back.